Il Lanciano perde 2-0 contro lo Spezia, ma spreca l'inverosimile per portare in Frentania almeno un punto. Partiamo però dagli aspetti positivi in una prestazione non certo esaltante, con un tempo il primo in balia degli uomini di Mimmo Di Carlo. I rossoneri di Primo Maragliulo rimangono in vita fino a 5 minuti dalla fine, tra pali e traverse, ma comunque restano in vita, anzi, e c'è un anzi, hanno alcune occasioni più difficili da sprecare che da azzeccare. Eppure gli errori pesano ancora una volta come un macigno e vanificano una reazione seppur tardiva ma comunque arrembante del Lanciano. Maragliulo preferisce ancora Salviato a Di Matteo come esterno basso a sinistra. Per il resto è la solita Virtus schierata anche contro il Modena con un 4-4-1-1 di partenza. Lo Spezia di Di Carlo vuole bissare la vittoria contro il Livorno. Fischia Pairetto di Nichelino. Il primo acuto è rossonero ed è anche clamoroso. Secondo minuto, Ferrari contro Kiki Zola con il portiere ligure che chiude lo spazio al numero 14 del Lanciano. Alla prima concreta occasione però lo Spezia passa. Settimo minuto, Migliore disegna un cross dalla sinistra e trova in piena area di rigore Nenè che supera Rigione e soprattutto beffa Cragno non posizionato bene. 1-0 dunque per i padroni di casa. Nono minuto, ancora Spezia con Pulzetti, conclusione respinta dalla difesa rossonera. Dodicesimo, questa volta tocca ad Antonio Piccolo, ma il tiro dell'ex ala virtussina si infrange contro la retroguardia frentana. 34esimo, si rivede la Virtus Lanciano, incursione di Di Francesco, abile a superare gli avversari e a mettere una palla al centro dell'area di rigore, parata però da Kiki Zola in presa bassa. 38esimo, ancora Spezia, ancora un colpo di testa di Nenè su un corner di Piccolo, ma Cragno e la traversa salvano il Lanciano. L'avvio di ripresa vede però subito protagonisti i bianconeri. Un giro e poco più di lancette e Scitum scaraventa un tiro che supera Cragno e si stampa sul palo. 12esimo, si rivede la Virtus, gol annullato a Ferrari, punizione per i rossoneri, palla in avanti ma Pairetto aveva già fischiato una posizione di offside, cresce comunque il Lanciano. 17esimo, Vastola, palla al piede, si fa mezzo campo e verticalizza per Di Francesco che si trova nelle migliori condizioni per battere a rete ma Kiki Zola al limite dell'area smanaccia. Iniziano i cambi, Maragliulo butta nella mischia Gian Donato, Turchi e Bonazzoli, ma lo Spezia ha un'altra occasione con Nenè. 33esimo, Bonazzoli in girata, prova a sorprendere la difesa di casa ma il tiro non inquadra lo specchio della porta. 34esimo, Scitum, il croato dalla distanza, centra lo specchio della porta ma Cragno è reattivo ad alzare la sfera sulla trasversale. 37esimo, che occasione per il Lanciano, la retroguardia di Di Carlo serve su un piatto d'argento, l'assist per il pari ai rossoneri confezionando un errore clamoroso. C'è Marilungo come un falco che recupera la sfera, scarta il portiere ma si sbilancia al momento della conclusione a porta vuota. Una sola parola, clamoroso. 41esimo, lo Spezia chiude il capitolo, la firma sul raddoppio è di Acampora appena entrato che supera 4 giocatori della Virtus e di potenza supera Cragno. 2-0 dunque per lo Spezia, ma quanto amaro in bocca per i frentani. La complementarità di tante occasioni sprecate costa, e come se costa soprattutto in termini di punti in classifica.